Ecco, cari amici, ben trovati. Siamo in diretta questa sera con un grande ospite. Queste sono alcune note che annunciano l'ospite che abbiamo, Giampiero Anelli in arte Drupi, da tutti conosciuto appunto come Drupi, sia cantante, ma questa sera lo abbiamo in diretta e lo ringraziamo anche come pescatore. Ciao Giampiero, innanzitutto come va? Saluto anche Luca che condivide con noi questa serata. Ciao Alessandro, ciao Luca, spero che ambedue stiate bene. Alla Poi, grande! Luca, anche se avesse qualche problema, Luca non è una gran perdita per Lo me. sapevo! Però. Sì, nonostante il periodo veramente difficile, stiamo bene, si lavora, si pensa alla pesca con tanta nostalgia. Anche te su a Pavia, nel tuo amato Ticino, insomma, è là che ti aspetta. Sì, è diventata una cosa fantastica, è diventato trasparente, sembra il Mincio nei momenti d'oro. Nei momenti Questo migliori. stop di 30-40 giorni ha fatto veramente bene al Ticino. Purtroppo non ha fatto bene a tutto il resto, È purtroppo. sicuro. Infatti è un momento difficile. Ho visto tante persone fare dei richiami al rispetto delle regole e lo facciamo anche noi questa sera perché crediamo che rispettare le regole in questo momento sia la cosa più giusta da fare. Quindi rimaniamo in casa come facciamo noi e lo invitiamo questo a tutti, insomma. Non solo è la cosa migliore da fare, credo sia l'unica purtroppo, per ora, fino alla scoperta di un vaccino o di qualcos'altro, purtroppo è l'unica cosa che possiamo fare. Ah, sicuro. Ah, Luca, cosa ci racconti? Io invece volevo chiedere a Drupi, anzi volevo dirgli che lui ha da farsi perdonare qualcosa nei tuoi confronti, ti tratta bene per quello perché lui non sa che Alessandro avrebbe vinto un campionato italiano se tu non ci fossi stato, perché era a Peschiera. Aveva, No. sì, allora lui era il primo di gara, al 3 di gara c'era Milo, lui, Sì. tu eri dietro a vedere Milo, lui è sempre stato un tuo fan, anch'io, però lui da più tempo, e quindi ti guardava, avrebbe stracciato ovviamente Milo, l'avrebbe, e invece guardando te ha perso un po' di arborelle e è arrivato Ma dietro. guarda Luca, erano gli anni in cui tu ancora succhiavi lecca lecca, io ero già nelle finali dei campionati italiani e trovarmi un Drupi dietro le spalle, che era quello che era, come lo è adesso, che era un mio idolo, come lo è adesso, non facevo altro che guardarlo, ma lui ovviamente era concentrato a seguire Milo, che l'avevo a due picchetti di distanza. Io ero il primo del settore a monte, lato Aurora, mi ricordo come fosse adesso. Conclusi sesto di settore pescando con una canna fissa da 8 metri, c'erano delle avole bellissime e per passare il turno dovevo fare il quinto, ma arrivai sesto perché causa tua ho perso un po' di abboccate di scardole che coi caster mi entrarono quella volta, ma va bene così. Allora, secondo me questa mi sa tanto di scusa, bella e buona, perché battere meno in quei momenti mi sa che era dura, soprattutto con le avole. È Però vero, è vero. se ho fatto questo danno, riparerò in qualche Ecco. modo. E infatti questa sera sei qua, è già un onore per noi, è un ringraziamento che ti facciamo. Ci vediamo ogni tanto in giro sui fiumi. Il tuo amato fiume dal Ticino, qual è l'altro fiume che adori? L'Adda, il Mincio, insomma, dove c'è acqua che corre. Allora, il Ticino è come la capanna di Natale, il Mincio è il paradiso. Sì. Sono due fiumi stratosferici, favolosi. Poi tutto Fantastici. il resto, ce ne sono tanti, per l'amor di Dio. Ma siccome quelli li ho battuti un po', li conosco un po', sono secondo me i due fiumi che ho nel cuore, sia per il mio tipo di pesca che poi il paesaggio, il tutto. Non è solo la gara che ti fa innamorare, tutto il resto, il Mincio, i cigni, il sole, i profumi. Insomma, noi stiamo perdendo le volte quando facciamo le gare, rincoglioniamo totalmente, non guardiamo nient'altro che la gara e magari attorno abbiamo delle cose bellissime. Sì, è vero, è vero. Giampiero, io volevo chiederti, ma quando com'è nata la tua passione per la pesca? Quando hai cominciato ad andare a pescare? Ma non c'è una data precisa, tu calcola che io sono nato a Pavia, vabbè, in un quartiere dove alla destra del quartiere passava il Naviglio, un po' più in là cascava nel Ticino, a sinistra entrava il fiume Po
Io a 8 anni non c'erano i computer, non c'era niente. Seguivo mio zio a pesca, 3-4 anni, a 8 sono andato per la prima volta a pescare da solo. Cioè, prima l'unico divertimento era il fiume per noi, non c'era altro. E l'oratorio mi apriva alle 2:30. Penso che. Bellissimo. E poi sei partito anche andare a fare le gare. E ricordo che una volta mi hai raccontato di un'esperienza divertente che hai fatto in Inghilterra. Hai voglia di raccontarla un'altra volta e di condividerla anche con gli amici che ci seguono da casa? Sì, perché no? Beh, divertente e fantastica. Allora, in quell'epoca ero alla Longobardi con Milo e tutti, Fumagalli, grande Fumagalli, il mio amore nella pesca. Adriano, grande, il grande Dio, Adriano. Dio, era Dio in terra per la pesca. E arrivò un invito dalla BBC che organizzavano 4-5 serate, no serate, scusa, puntate sulla pesca. Là era lo sport primario allora, adesso non lo so. Era una gara invito promozionale. Allora invitarono 23 persone. 22 erano o campione o ex campione del mondo. L'altro ero io, non so con quale artificio mio riuscì a infilarmi dentro. Chissà quante balle gli raccontarono. Magari ci sta guardando adesso Milo. Come? Magari c'è caso che ci stia guardando, quindi speriamo. Spero proprio, perché al di là del tempo che è passato e tutto il resto, Milo è un signore, è stato un grande amico. Vabbè, insomma, ci siamo trovati in Irlanda a Esquilen, mi sembra si chiamasse il posto, con Molinari, insomma c'erano un po' tutti. E iniziò questa gara, picchetto da 22-23, e quanti rimanessero dentro adesso non mi ricordo. So che alla prima scremata li buttai fuori tutti. Milo che si incazzò un po', devo dire la verità. Poi c'era Jan Ips, il castorino lo chiamavano. Sì. Poi c'era Kevin, non mi ricordo più. Kevin Ashus. Bravo, Kevin. E poi Bob Nad. Alla prima gara li ho buttati fuori tutti. Ma aveva un trucco. Allora dovete pensare che in quel periodo nessuno sapeva cosa fossero le bremi in Italia, non esistevano, erano sconosciute. E io chiesi all'unico che ne aveva viste qualcuno, a Faccioli, ma tu sai cosa sono le bremi? Sono dei pesi strani, gantesti piccolini, che se non si può neanche prendere in mano. Allora sono andato in una biblioteca e sono andato a vedere cosa fosse questa Bren, il Gardon, le Bren, e scoprì che in quell'articolo parlavano che la Bren era particolarmente ghiotta di vermi. Allora, in quel periodo non c'erano restrizioni sugli aerei via. E io mi portai 32 kg di vermi da Pavia. Non ti dico il sovrappeso quanto ho pagato, è meglio che non lo sappia nessuno perché altrimenti mi denunciano. Naturalmente colpito da tutti gli strali, i lazzi, gli improperi da Milo e tutte le compagnie che mi danno. Petarotto, ma cosa te se porti? Solo che la prima gara io ho fatto 54 kg di pesci. Ah, però. E loro, il secondo ha fatto 12 kg. Le notti seguenti, io mi ricordo, dormivo con Cammarata, povero Cammarata, che è tutto sì. Poco. Entravano gli inglesi a cercare di rubarmi i vermi. E c'erano i miei vermi, tu lo sai benissimo Alessandro cosa sono, te ne ho dato. Sì, sì, me li hai dati giù a Umberti e me li ricordo ancora, spettacolari. Fantastici. Allora andavano in questi prati dell'Irlanda, perennemente coperti d'acqua, e prendevano quei vermoni lunghi, mosci, loffi, no? Che appena li buchi muoiono. Sì, e loro sì. Non prendevano niente. Però un'altra cosa straordinaria che successe, qualcuno si offese perché rimase fuori. Invece Bob Nad e Jan Ips, il castorino, mi fecero da sponda.
io devo dire onestamente che allora non sapevo quali enormi pescatori fossero. Erano due inglesi che io avevo battuto e venivano lì a aiutarmi, no? Solo dopo ho scoperto che razza di quali condizioni di titoli mondiali avevano tutte e due. La gara successiva capitai in un pechetto molto buono, e anche lì feci, adesso non mi ricordo più, 40-50 kg di pesce, buttando su queste palle enormi. Pane tostato, pane bianco, caster, che allora nessuno in Italia sapeva cosa fosse, e anche lì mi lo portò una grande novità in Italia, e tonnellate di vermi. È arrivato al punto che duravano 5 ore le gare, a metà gara, tre quarti di gara, io buttavo fuori pastura perché non ce la facevo più tirare sui pesci. Ero cotto come una polpetta. E Bob Nard, no, vai dentro, vai dentro, non ce la faccio più, dice, aspetta un attimo, tanto li stiamo bruciando tutti. E vinsi la seconda gara. Poi ce ne fu un'altra con una canna strana a Leggeri. Ma che cavolo è Leggeri? Nessuno aveva, anche questa era un'altra attrezzatura che nessuno conosceva qua. Allora Janic prestò questa canna da leggere, mi dice tu lanci là, poi con la fionda mi viene una catapulta, butti là, no? Butti, recuperi, poi vedi il cimino si muove, anzi con quel pezzo rotto, no? Quello che sì. Va bene, ho detto, non mi sembra difficile. Parte la gara, io primo del campo di gara. Porca miseria. È una meraviglia. Partiamo, loro lanciano a 50-60 metri e tirano una serie di palle di pastura in un cerchio di un metro, sì e no. Io la prima me la sono tirata in testa, la seconda tutta a destra, l'altra ma quasi uccido quello di fianco. Alla decima palla, perché quelle fionde lì erano tremende, non le avevo mai viste allora, buttai giù la canna e ho detto, ragazzi, io faccio la pesca che so fare. Avevo visto muoversi dei gardon sotto i piedi e avevo delle canne d'arborella, le Vitesse di Milo, sì. Canne. E solo che erano gardon da 300-200 grammi. Tutte le volte che ne prendevo uno dovevo alzarmi con la canna un metro per prendere in mano il pesce. A quel punto il castorino saltò dentro, mi ruppe la punta bestemmiando in inglese e con quello che era rimasto mi infilò un tubo così catch. Allora mi venivano in mano sti gardon e sono partito tipo arborelle, sono riuscito a fare il terzo il terzo in assoluto, una coppa di cristallo bellissima che ho regalato a Bob Nard perché mi aveva seguito per tutte le altre gare, poi si erano diventati amici, purtroppo è tanto che non lo vedo più. E niente, questa è stata una delle avventure. Un'altra cosa molto buffa è che lì, quando sceglievi tu il numero, e appena avevi scelto il numero nel campo, pescavi, c'era un tavolino dopo dove c'erano i bookmaker, potevi fare le scommesse. Pensa a te. E allora io ridendo ho fatto il primo assoluto, ho messo lì l'equivalente di 10.000 lire, già, non so quante sterline fossero, non mi ricordo più. Se faccio piazzato vinco 6 milioni. Comunque ho fatto il primo secco per giocare. Sì, 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 penso a te. Mi sono mangiato i gioielli per un anno. Beh, sicuramente. Straordinaria, grazie a Milo, Molinari, Faccioli, tutta la combricola, è stato molto bello. Anche perché in quel periodo si scoprivano tecniche nuove, la Rubasien, che qua era quasi sconosciuta. Infatti la prima gara di 54 kg aveva una Rubasier, ma siccome c'era talmente tanto pesce senza elastico che a levi la usavo come una fissa da 11 praticamente, no? Mi tiravo in mano quelle brenda 1,8 kg, erano bellissime. È stata un'esperienza carina, bella. Poi sai, le serate lì, era un villaggio con il pub, tutti ubriachi naturalmente, loro, gli irlandesi. Ah, con gli inglesi. Io mi ricordo al campionato del mondo nell'85 a Firenze,
dove erano nell'albergo gli inglesi, avevano demolito i lavandini, le vasche da bagno per mettere le pasture, i bigattini erano sparsi per tutto l'albergo, si è preso una denuncia dall'albergatore. Allora, Kevin in quell'anno era, faceva parte della squadra mondiale nell'85 a Firenze, no? Mi sembra. Sì, esatto. O prima, adesso non mi ricordo se prima ancora o quella. No, no, Kevin Ashwood era nella squadra nazionale nell'85 a Firenze. Allora, nell'85 Bomnard e Kevin c'erano tutte e due, sì. Era quello. E c'ero anch'io allora a vedere, no? Sì. Io avevo suonato due o tre mesi prima le cascine e Tigli, ah. No? E cascine. E vedevamo la vita di notte, no? E allora quel parco era frequentatissimo da travestiti. No? Ah sì, alle cascine lì a Firenze, sì. Sì. E Kevin cercava l'avventura, una donna, no? E noi gli consigliamo di andare lì. Per quattro giorni ci rincorse con tutto quello che aveva, per fortuna non ci prese mai. Penso che Kevin era uno che prendeva le anguille con i denti se gli scivolavano dalle mani. Sì, sì. Beh, quindi avrebbe trovato una pastura, si avrebbe trovato. Non ho capito, avete parlato assieme, non ho capito. Ho detto che avrebbe trovato una bella sorpresa, dico. Sì, no, no, l'ha trovata, lui ci è andato. Io volevo la sovrintendenza di Adriano, era lui che organizzava di fumare. Io volevo chiederti, Giampiero, perché allora Luca Zampini ci chiede: i vermi pavesi sono imbattibili, grande Drupi. E poi c'è anche un altro commento di Roberto Natale che dice: non sai quante volte ho visto il video con Fedeli sul Ticino. Allora, a tal proposito, mi devi spiegare, visto che so che sei grande amico di Fedeli e anche lui è un grande cultore dei vermi, mi spieghi cosa sono questi vermi pavesi che Alessandro hai dato, a me non hai mai dato? Cosa hanno di speciale? Non glielo dire, Giampiero. Vabbè, ma no, ma intanto anche se glielo dico è la difficoltà. Intanto tutti pensano che il vermo sia uno solo o due, invece sono due o tre tipi ben distinti, insomma. Poi ci sono quelli che nascono nel concime dei cavalli, insomma, ci sono tante cose. Ma soprattutto andarli a fare, che se prendi quelli che vendono, hanno una vita e una mobilità relativa, perché... prima che arrivano da te hanno già passato due o tre situazioni difficili, insomma sono mezzi cotti per dire la verità. E invece se vai a fare tutti, sporchi un po', puzzi un po', ma sono particolari, sono vermi, grandi vermi. E poi come si innescano, come si usano, insomma c'è tutta una storia sui vermi. Come i fui, ci sono i bolognesi, i parmensi, che sono bravissimi, con i vermi pavesi sono bravi. E siccome Fedeli è un pavese, ha imparato anche lui. Non dimentichiamo che lui veniva nel mio negozio a comprare i vermi, quando ero ragazzino. A proposito, Giampiero, te nella tua vita hai cominciato come idraulico, poi sei andato a Sanremo, sei diventato il grande Drupi che sei, ma se ti si rompe un rubinetto in casa, sei ancora in grado di ripararlo? Ma manco morto, sarei in grado, ma sarebbe un'offesa al mio io. Chiamo un mio caro amico, Faceva un milione di idraulico 50 anni fa e lo faccio venire, ma io non lo faccio. No, poi stavi dicendo che avevi aperto un negozio di pesca a Pavia anche, quindi proprio sì, coinvolto al massimo insomma per questa pesca. Allora, la vita è fatta sempre di alti e bassi, no? Uno guadagna i soldi e poi deve trovare il modo per perderli. E io ho trovato il modo, nel negozio ne ho perso un bel po' e ho deciso di chiuderlo. Avevi fatto anche una linea, io ricordo, avevo una canna da pesca, una canna fissa che aveva il logo Drupi con, credo, la tua immagine di profilo, forse, può essere, ricordo male? Sono canne ancora adesso moderne, perché purtroppo in quel periodo io pensavo più alla qualità che al guadagno. I galleggianti che facevamo allora sono belli e moderni e resistenti ancora adesso. Mi ricordo un anno fa Bonsio, Enrico, mi dice vieni qua, e mi diede 10 o 15 galleggianti dei miei, questi li tenevo come oro, questi sono bellissimi, te li regalo, te li ridò. Erano i tuoi.
Erano i miei erano ricordi, però sì. Naturalmente erano troppo belli e costavano troppo produrli, insomma, e continuavo a perdere soldi. Ecco, la realtà è e, allora, prima di andare, allora passiamo da Stefano Falciani che ci dice: una volta Fumagalli raccontò che Roper, durante le prove individuali del sabato del Mondiale 85, che lo vide vincitore dell'individuale, da quanto era ubriaco, il primo carasso da mezzo chilo lo buttò fuori dalla nasca. Sì. Anche io non mi ricordo la situazione, ma può essere, perché lì erano delle balle, ragazzi. Finita la gara erano tutti, ci davano del lei, non si riconoscevano più. Invece Giancarlo Armiraglio, che immagino che tu conosca. Grande, grande Gianca. Ti saluta e ti dice di chiederti di Ottavio. Ottavio era un mio carissimo amico che è stata per anni la mia sponda, cioè non solo, lui era un grande pescatore, però si divertiva a venire con me, anche poi in quel periodo avevamo una bella squadra, ho vinto mi sembra 2 anni, l'equivalente della 1 adesso, forse più importante ancora perché era uno zonale, prendeva Piemonte, Lombardia, Veneto. E lui veniva con me, era molto bravo. Poi quando decisi di smettere con le gare per motivi particolari, insomma, e a lui andò a fare il secondo con Giancarlo, e credo che un pizzico della bravura di Giancarlo, perché è bravo di suo, siano stati anche consigli di zio Ottavio, perché è uno di quei pescatori antichi, vecchi, saggi, che parlano poco, ma quando parlano dicono la cosa giusta. Cioè, chiaro, non diventi campione perché hai dietro Ottavio, però è uno di quelli che serve. Purtroppo adesso non pesca più, non va più, insomma, questo non mi dispiace. Vorrei farti una domanda. Perché 2 anni fa, nelle gare di Merlo, invernali che si fanno solo in inglese, mi ha dato un paio di dritte che mi ha fatto fare 2 primi e 1 secondo. Grazie ancora Giancarlo. Grande. Vorrei farti una domanda, Druppi, ma hai detto che con negozio ci hai perso dei soldi, ma mentre pescavi in barca sul tuo Ticino ti è mai venuta l'ispirazione per una bella canzone che poi te li ha fatti guadagnare i soldi? Per forza, li stavo perdendo con la pesca ha dovuto ridarmela un po', mi sono chiuso in barca e ogni tanto qualche pezzo veniva fuori. Ma la pesca poi, voi lo sapete meglio di me, dà delle emozioni straordinarie, soprattutto quando è finita la gara, perché durante la gara diventi un imbecille che vuol solo vincere, fare, ma i preparativi, la pesca e tutto il resto è magico e porta tante belle cose. Qualche volta mi ha portato anche qualche bella canzone. Questa è una bella cosa che dici. Tu continui ancora, giri un po' tutto il mondo per fare concerti, ma quando sei all'estero, soprattutto nei paesi dell'est dove sei un grande idolo per tutti, trovi il tempo di andare a calare la lenza in qualche fiume, in qualche lago? Purtroppo no, perché quando sei in tour è come quando sei in gara, devi pensare solo a quello. Se cominci a pensare alla pesca, il tour è stressante, faticoso, deve essere organizzato bene, perciò non hai tempo per andare a pescare. Poi c'è sempre l'idea che si fanno le cose, farle bene bisogna farle una alla volta e fatte bene, se ne fai 2 vieni fuori in casino quasi sempre. Ah, sicuro. Tra l'altro tu sei uno dei pochi che hai avuto l'onore di fare un concerto in una piazza, mi sembra a Praga, dico bene? Dove esatto. Oltre a te ci sono stati solo pochissimi personaggi. Ci vuoi raccontare questo episodio? Allora, aspetta, che faccio respirare un attimo la mano perché mi sta venendo il crampo del pippaiolo. Non so se è la piazza dell'orologio a Praga, se non ricordo male. La piazza dell'orologio avevano dato questa piazza solamente a me e ai Rolling Stone. Pensa a te. Sì. Solo che Rolling Stone non gliel'ha andata più, me l'ha andata un'altra volta, la seconda volta. Bene, bene. Una volta durante il comunismo e una volta, se mi ricordo, 7-8 anni fa, ripetemmo questa esperienza meravigliosa. Poi adesso fanno dei concertini
in trio, i violini, le cosette, però i grandi eventi musicali non l'hanno più data nessuno. Sempre Giancarlo ci dice, se non ricordo male, che sei stato uno dei pochi a partecipare alla Domenica Sportiva per parlare di pesca. Sì, no, non la Domenica Sportiva, no, Domenica In. Ah, Domenica sì. In. Ma chi era il conduttore? Questa non me la ricordo bene. Chi era? Pippo Baudo, mi sembra, vero? Il conduttore? Pippo Baudo, bravo. Mi ricordo. Ho preso in mano una delle prime canne in carbonio e per sì. far vedere che lui se ne intendeva la aprì tutta e sfiorava con la punta i fari in alto dove passava 3000 volt e poi diceva, bella, che se sfiora o tocca qualcosa lì lo brustoliamo. È andata bene, non è successo. Ascolta, ma sì, forse in una Domenica Sportiva ho fatto vedere uno dei miei galleggianti marcati dubbi, forse, non sono sicuro, però è passato talmente tanto tempo che ha una bella memoria Giancarlo, oltre che a pescare bene. È anche ancora una bella lenza Giancarlo, è un... assolutamente sì, assolutamente. Ma... ascolta, adesso io del grande giro hanno preso piede questi ragazzotti. Drupi, parliamo di te. Hai ancora la tua barchetta? Riesci a trovare il tempo di andare in Ticino a prendere dei bei barbi, delle belle brem a Bolognese? Dunque, la barchetta non ce l'ho più perché ho litigato con quelli che hanno l'imbarcadero. Sono andato l'anno scorso a prenderla dopo che era 4-5 mesi che era lì ferma, era praticamente coperta di cacca di nutrie. Ma mi sono arrabbiato, ma vanculo quelli dell'imbarcadero e ho venduto la barca. Salvo che dopo 3 minuti me ne ero già pentito. Adesso ne sto cercando di ricomperarla, ma quello non me la dà più. Perché quella era una barca speciale. Giampiero, Ernesto Bellani dice che hai fatto una cavolata. Hai venduto quella barca, quella tra virgolette. Bravo, ha ragione lui, perché è uno che ha invitato in barca con me, si è divertito un mondo, e quella barca è una barca speciale, nata in situazioni strane. Era una barca nata per altri usi e un grande barcaiolo, non so, quelli che fanno le barche, come si chiamano? Falegname, no? Sì, armatore, barcaiolo, che non lo so, armatore su quelli che fanno gli yacht. La tramutò in una barca particolare che era una favola per la pesca, perché era piatta, che tu anche se salivi sulle sponde non si muoveva, e per la pesca la bolognese era straordinaria. Ma in quell'attimo di rabbia ho venduto tutto, sono già un anno e mezzo che faccio il filo per il ragazzo vedere se me la vende, ma non ci sente. Comunque noi ieri abbiamo fatto ancora la pesca, sì sì, spero che adesso chiuda. Ascolta Drupi, ieri abbiamo fatto una diretta con Sebastiano Rossi, il portiere grande del Seba. Grande sì. Seba. E gli abbiamo strappato una promessa che io e Luca, te e lui, ci dobbiamo trovare a Peschiera a fare una bella pescata, e perché anche lui ha piacere di fare una pescata con te. Quindi allora, sappi che io sono un fan fanatico, strafanatico del Milan. E per un certo periodo sono stato anche abbastanza amico con Baresi, e Seba ha vinto tutto quello che c'era da vincere in quel Milan. Esatto. Perciò mi dispiacerà umiliarlo così, ma... ma guarda, lui ha detto che tu imbroglierai e pasturerai giorni prima il luogo di pesca e ti metterai nel posto più buono mettendo noi nel posto cattivo. No, mai. Non lo farò mai una roba del genere, no. Magari vi invito a fare a Bolognese, che è come darmi in mano il fucile e voi con la fionda. Ecco, quello, ti ricordi l'anno scorso a Peschiera che siamo andati a prendere dei cavedani a Rubesieni io e te? Ecco, se avessi usato... Lei me l'hai data tu una bella suonata e devo farti i complimenti. Una ti ringrazio. Che non conoscevo... bravo, me l'ha insegnata e ho preso dopo i pesci, perché con la bolognese mi stavi uccidendo. Ti ringrazio, perché io con la bolognese invece devo prendere il giubbetto, quello con le lame montate, perché mi lego e ho bisogno per liberarmi dei fili. Sì, ma tanto guarda che ormai la bolognese non la usa più nessuno, salvo a Peschiera qualche volta,
è un attrezzo che purtroppo non lo usi più, anche se secondo me è fantastico. Sicuro, siamo nati tutti con la bolognese in mano. Comunque con Seba quando vuole, soprattutto per il rispetto e per tutto quello che ha fatto nello sport, è un grande. Appena ci danno... Mi hanno detto che pesca bene bolognese anche. Alla grande, è la sua tecnica preferita. Allora andiamo in Ticino, che è il mincio. Allora andiamo nel Ticino. Appena ci danno il via libera, tanto gare non ce ne sono più, immagino, per quest'anno. E tu no, se non fai un certo in giro, andiamo a fare una pescata insieme, dai. Va bene, venduto. Scegliamo poi il campo, come quello che volete. Molto bene. Ascolta, c'è qualche altra iniziativa che sta covando, insomma, che ti contraddistinguerà sicuramente per il gesto che intendi fare. Abbiamo saputo che l'ospedale di Pavia, insomma, sta facendo tanto per aiutare le persone che stanno soffrendo in questo momento e tu hai intenzione di dare un grande contributo in questo senso. Ci vuoi raccontare la tua iniziativa e facciamo un invito a tutti gli amici che ci stanno seguendo? Ma sai, come tutti credo, vedendo i filmati che si vedono, cosa fanno gli infermieri, i medici, insomma, solo uno insensibile non proverebbe qualcosa. E proprio in quei giorni, così, dove ero triste, dove mi prendeva qualcosa, mi chiamarono e mi hanno detto: senti, volevo fare una cosa per il San Matteo, perché no? E niente, ho messo in palio una delle mie chitarre che ho più care, non, sì, a parte come soldi, ma proprio care perché è la chitarra con cui ho inciso in America quando sono andato a realizzare il Best con gli Earth, Wind & Fire, con tutti questi grandi, e quella è la chitarra che ha suonato Piccolo e Fragile. E in un momento così di passione ho detto: guarda, vi do queste, non avrei data nemmeno a nessuno questa chitarra, l'ho messa in palio, spero che al di là del valore intrinseco della chitarra, ma anche del valore affettivo e che ho, venga venuta bene, insomma, perché è una bella chitarra. Qua già diversi hanno chiesto di cantarci due note, io non so ma se sia... ma ragazzi, la musica è una roba, aspetta, è che ho il pollice che mi sta crollando. No, volevo sapere una cosa. Ma se io volessi, o qualsiasi persona interessata, concorrere per acquistare la tua chitarra, come deve fare? Dove si deve rivolgere? Allora, deve andare nel sito di questa Pavia Respira. Ah, ok. È aperta a tutto il mondo, devi solo dire chi sei, chi non sei, queste cose, e sabato o due lotti, non so in quale sarà la mia chitarra, e lì ci sarà una base d'asta, un'asta, non lo so, insomma. Quindi qual è il giorno? È domani, questo sabato qui, Giampiero? Sì, domani, sì. Oh, ok, allora Pavia Respira? Pavia Respira. Molto bene. È facilissimo, c'è un link che tu clicchi, quello ti metti a far l'asta, una roba semplice. Bene, abbiamo avuto tanti amici che ci hanno seguito, che ti hanno salutato con tanto affetto, sei nei nostri cuori perché da tanti anni, oltre che a pescare con le tue belle canzoni, qual è l'ultimo disco che hai fatto? Non lo so. Perché bisogna andarlo a comprare, insomma, facciamo un po' di marketing. Allora, è uscito con... hanno fatto un repackage, Sorrisi e Canzoni, e hanno sbagliato tutto perché ne hanno stampati pochi e sta diventando un disco raro perché non lo trovano più, se l'hanno bruciato in due giorni. Comunque è un po' il best tra quello e Ho Sbagliato Secolo, che è l'ultimo album. Tu allora, sai che l'ho comprato anch'io quello, vero? Sì, è vero. Ma c'era un... La batteria si sta scaricando. Sì, tu l'hai comprato, ma avevi un secondo fino di brutto maiale. No. Lo sai. Era una bellissima edicolante e gli ho fatto salutare Drup in diretta, ho fatto la figura di quello bravo, di quello in gamba. Dopo 6 mesi che non lo sentivo più,
io con un'amica, capito? Io canto e lui... No, no! Giampiero, noi abbiamo concluso questa bellissima chiacchierata. Ti salutiamo, ti ringraziamo. Cioè, mi dispiace perché perdo il piacere di parlare con voi, ma sono felice perché mi sta cadendo il braccio, ormai è anchilosato, non riesco più a tenere sul telefonino. Dai, ci vediamo con la Cannonata la prossima volta, va bene? Quando vuoi. Ragazzi, grazie Drupi. Grazie. Un giorno o l'altro ci rivedremo. Grazie mille, davvero. Buona serata. Buona serata, ciao Giampiero. Se volete chiacchierare un po' con il